Ed eccoci qua. Allora, due stronzate le abbiamo vendute. Abbiamo fatto una capatina anche al forziere. E boh, mangia le carote. Voglio dire, dai, mentre siamo qua, facciamo uno spuntino. Dai, boh. Avevi fame, non ho capito. L'arancia. Boh. Abbiamo fatto anche una capatina al forziere bestiale. La cassa personale. No, casa di Pentas c'è un problema. Che cazzo. Non... Ah, buongiorno. Ma scusami, è la casa di Iero? Bene. A posto, no? Preambolo bestiale, poi ho fatto la mega figura di merda. Allora, lì c'era il posto dove è andato fuoco i cristiani. Sbagliato costa. Vabbè. Boh. Vediamo la casa di Pentas a sto punto. Che ci devo fare? Non so. Mi fa sempre piacere. Allora. Queste torce, io sto continuando a prenderle, a portarle dietro, ma la verità è che mi servono più. E boh. Tutto sommato è stata veloce la questione. Metti mai che c'era qualcosa di interessante a casa di Pentas, palesemente andata così. Quindi io devo andare... Fermo! Porco! Devo andare di là. Vai, fai una bella roba. No! Ciao. Sembra giusto, uno si toglie gli stivali. Poi si lancia a bomba. Cane. Nino. Dai, va. Quelli sono proprio il tuo lavoro. Cioè, non me ne devo preoccupare io dei minion qua. Bastardo! Va. Che dici? Fai il tuo. Cazzo, mi sono cagato in mano. Mana. Questo è un... granché. Devastante. Sì, io spero di non becca... cazzo di tasti. Non beccarli mai manco per scherzo, dei granchi così. Quella città là. È andata così, non si sa. Potrebbe valer la pena fare un salto, comunque. Allora, intanto. Back on track. Siamo qui per un motivo, ovvero scoprire l'utilità della chiave di Iero, della cassetta di Iero. Che io ho detto, no, sa, lui veniva, cioè, insomma, era un magister bestiale a Dark. Viveva là. Sali. Viveva là. Sarà stato là la cassetta da aprire, presumibilmente. Attacca! Vabbè. Guardalo lì. No? Bestia. Bravo. Ma porca di quella maledetta. Se mi viene il tetano, la rabbia.
Perché qua non c'è assolutamente una siga. Gaute? Beh, sale. Qua... ma qua avevamo aperto però, eh. Io me lo ricordo che qua avevamo aperto. Vedi? Abbiamo già luttato. Mollala, per favore. Guarda qua, manco le spezie le abbiamo lasciate. Non lo so, possiamo ancora provare a scendere di nuovo nel seminterrato dove ci eravamo incontrati con Coso. Ma tanto nel seminterrato dove ci eravamo incontrati con Coso. Ora che hai detto la tua? Nel seminterrato, se non erro, c'era il cadavere della tizia e basta. Boh. Salvataggio automatico, scatta tutto. Disattiverei anche il salvataggio automatico. Non fosse che... sappiamo benissimo come va a finire. Allora. Qua in linea di massima, tanto... ora, salvo incularmi la roba che respawna perché è andata così. Ma persino i... i... come si chiamano? Persino i... questi respawnano. Com'è che si chiamano quelle robe lì? I... data così, le trappole. Allora. Tienivi una vuota. Vedi, noi eravamo venuti qua, ci siamo incontrati con Coso. Però, cioè, onestamente io non vedo... ah già, qua c'era il meccanismo bestiale. Sì, c'avevo un po' vagamente l'impressione di fare un giro inutile, però... di fare, siamo qua. Ah, shit. Immagino che... esatto. Porca! Niente, allora, preghiamo... che non fosse lì. Perché se era lì è un casino. Se era lì è palesemente andata così. Allora, quello che mi viene in mente è che se questa casa era collegata ad una miniera, seguiamo qua le rotaie. Andiamo a vedere se c'è, se c'è sta miniera benedetta. Sperando che la cassa sia lì, perché diversamente... non è qui, non è a Dark. Non so. Aspetta. Io ti devo fare un lupo. Aspetta. Come? Schiaccia. No, 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 no. Come? Sta andando tutto, tutto a puttane. Aspetta. Aspetta, eh. Arrivo, arrivo. Allora, dov'era l'arco? No, no, no. Ci hai pensato tu? Io c'ho un attimo di ansia da prestazione. Come cazzo era l'arco? Oh. Un attimino un problema. Ma tu cosa ci fa? Attacca il brigante, ma scusa. Marca. Pure. Chiaramente brigante cannibale. Valore 22. Adesso come risalgo? Corazza de ferro 35. Ah, mi scusi signorina. Vabbè. Andata così, però bisogna anche mangiare. Ma no. No. Non è vero. Eccoci qua. Back in business. Terminale aureo. Io non so
Tanto ho schiacciato uno dei numeri, ho equipaggiato. E lo sapevo. Allora, dov'è il lupo? Così. E cosa c'è di aureo in questo terminale? Se banalmente... No. Bravo, troppo bello per essere vero. C'è una magia per aprire... Forse l'avevo vista prima, vero? Toccherebbe comprarla. Per carità, pialle e pozioni fanno sempre piacere, però... Ah, ma qua continua. Oh... Non so, covo dei pirati non mi sembra plausibile. Trovarci lo scrigno di Iero. Però... Metti mai. Ma, vabbè, non ho ben capito da dove mi ha fatto entrare, se... Così, uno spawn un po' particolare, un po' storto. No, metti di qua. Allora. Cerchiamo di capire un attimo come funziona la questione. Nel senso che... Io non ricordo di aver letto nei diari di Iero. Non ricordo di aver letto... Nessun riferimento a pirati, a covi. E di conseguenza... Non so. Qua sto già di nuovo raggiungendo il limite del peso. Appena svuotato. A meno che non siano stati loro. No. Ma lo sneak non funziona? Porca paletta. Cane, di qua. Guarda. Me lo chiedono in molti, eppure... Bastarda. Aspetta, com'è che si faceva la spada? Niente, oggi i tempi di reazione... Un po' così, eh? Vabbè, allora. Qua in realtà devo cominciare un po' a fare selezione di cosa prendo. Zitto! Sei scemo? Picciu molle. Vediamo un po'. Tac. Vabbè, ma sono una mezza sega. Cristiano. Incazzati col lupo. Te, bestia di Satana. Spacco la schiena. Ti spacco di fa. Allora. Maldello. Postati un pelo. Diciamo la verità. Tra l'altro è palesemente un bene che io sia accompagnato solo da bestie finte, perché quelle vere probabilmente le ammazzerei senza farla apposta. Porco. Hai ragione, Galgart. Era solo so. Guarda, è così la questione. Però adesso qua tutte le volte a ricordarci qua. Evoca l'orso Michele. Vai. L'attacca? No? Ah, grande. Cazzato l'orso.
Guarda che bestia. C'è Galgart. Ammazzalo. Niente, no. Sembrava una roba. Tacca. Vediamo un po' Galgart qua. Non vorrei solo perdere il cadavere. Beh, voi prendetevela con l'orso. Schermidore, Starnatti, Sciamano Fioco. Prego. 15 secondi il tempo di trasformazione del sangue di lupo. Sangue di lupo? Dove cazzo mi sono andato a ficcare? Ciao. Allora. No, è questa a chi l'hai lanciata? Perdonami. Porco maledetto. Ti tiro una sberla. No, scusa. Stai calmo. È dietro o è davanti? No, ma se ascolti me vai un pelo più avanti. Lui! Lo becchi. Grande. No? Ma raga, la lega degli animali picciu. Comunque, insomma, ora che sbagliato tasto, ora che abbiamo fatto un'altra bella strage, perché tanto oramai è questo il nostro mestiere. Claymore di ferro la possiamo vendere. Un pollo. Sembra abbastanza palese. Siamo venuti qua perché è così. Per perdere un po' di tempo, perché ne avevamo tanto di tempo. Non so. Viene ancora in mente che si potrebbe provare a chiedere a quel suo amico nella città di Riverville. Riverbills. Però, senso. Eh sì, basta, è finita così qua. Di qua abbiamo picchiato due o tre persone. E poi... Ecco, tra l'altro io devo ricordarmi che io ho questa cosa qua. Invece di farmi tutto il menu tutte le volte. È buona? Raga, pazzesco. Adesso sì. Bestia. Ce l'ho la cura qua. No. Beneficio 25 6. Però cazzo, del 5% la febbre arcana, conviene? Non lo so, arrivati a questo punto sono un po' demoralizzato. Però abbiamo una città da andare a controllare. Da andare ad esplorare, non lo so. Fosse anche solo a sto punto ripararsi dalla pioggia, visto che... Comunque la strada ce la abbiamo fatta... Boh, questa è la febbre arcana. Un ictus. Che depressione. Porca di quella maledetta. Chi ho evocato? Orso? Lupo. Allora. Per favore. Vai. Tornano in vita? No. Grande.
No, ma tra l'altro la farina d'ossa dagli smarriti magari no, va. Che ne pensi? Allora, capiamo. Quello mi sa di fortino. Di fortino cattivo. Proviamo ad avvicinarci furtivamente per confermare la questione. E poi. Poi ce ne andiamo. Non vedo nessuno. E beh, allora. E allora è solo che sono un agente del karma. Duar, apprezzo la tua preoccupazione, ma come sempre penso che ti stia preoccupando troppo. Lo stesso Gran Maestro Arenthio ha approvato la missione e non dimenticare che due custodi del secondo sigillo ci accompagneranno. Oltretutto, questa è una buona opportunità per impressionare i maestri. Lambert, l'unico novizio disposto ad accompagnare il famigerato e scontroso maestro Besara, anche detto la scopa, in una spedizione. Non capisco se quanto io stia leggendo male o quanto sia scritto male, ma facilmente 50-50, insomma. A sentirlo così ci si dimentica che dobbiamo semplicemente rispolverare alcune urne Pyrian nella Costa del Sole. Comunque, come stai? Madonna, non me ne frega un cazzo questa cosa che sto leggendo. Ah. Allora, c'è una maniera di prendere senza leggere, perché poi non so che cosa ho letto. Lo prendo come un no. Porca. Devo cercare una mod. Piano, per favore. Silenzio un attimo. C'ho mal di testa. Chiave dell'antica Sherat, che voglio dire. Famosissima. E dopo questa lettera letta a cazzo di cane. Metti mai che me lo perdo. Oh. No. Wait. Porca puttana. Allora. Sì. Dopo. Andiamo in città. Va bene, abbiamo un'antica Sherat bestiale qua da esplorare, non vedo perché. Anche perché non penso proprio abbia nulla a che vedere con niente di quello che sto cercando io. Quindi cerchiamo prima di salire. Che occhio. Cerchiamo prima di salire su. Mi fa buona fortuna capire. Direi di qua. Ragazzi. Perché mi sento vuoto. Mi sento senza scopo, che è vero. Perché. Giustamente. Nel momento in cui loro mi chiedono, senti un po', ma. Vieni a far parte della guerra bestiale. Mi dico no, raga. Cazzi vostri! Porca puttana. Va. Stavo per dirlo, cioè. Qua? Conti di non essere più utile alla causa o. Basta però. Finito il combattimento, basta. Picco di guado dorato. Va. Con gente crocifissa, chiaramente. Oh, Madonna. A meno che non fosse questo il picco, no. Direi di no. No, sarà lassù. Non so che fare della mia vita. Le poche cose che. Basta? Grande. Non so. Io qua più che esplorare, fare quelle due o tre robe che mi sono segnate sulla mappa, giusto perché. Vabbè, raga, mentre ci siamo. Mentre dobbiamo riflettere.
Devo dire che promette bene. Cristo. No? Castel Guado Dorato, sì, quindi il picco era quello di sopra. Porca! In faccia? Sul naso. Vai, va. Boh, che mira, raga. Prego. Ti senti nauseato da una vaga e potente presenza, ma qualcosa. O forse la sua assenza sembra impedire di assumere forza fisica. Per favore, già è difficile. Devo fare? Castelguado Dorato. Io non. Io che motivo ho? Cioè, la possibilità che. Nessun oggetto. La possibilità che possa essere qui la cassa che sto cercando mi sembra. Porca. Sembra parecchio, come si dice? Poco realistica. Che ansia. Qui che succede? L'artiglio di ghiaccio, tra l'altro, era quello che dovevo mangiare subito, vero? Va. Cerca di aumentare sta capacità che non è vero, tra l'altro. Ah, peccato. Di quanto l'abbiamo aumentata. Quanto? Guarda, se io dovessi scommettere che in realtà ci potevo fare delle pozioni con questi artigli di ghiaccio invece di mangiarli. Tra l'altro, sto per finire le frecce belle. Usiamo un po' di frecce brutte. Non lo so. Tutto da solo. Non lo so, non lo so. Non so se ha senso. Non so se nulla di tutto ciò ha senso. Senti, fai così. Esci da sto posto. Visto che qua c'ho le presenze. Capiamo. Un attimino, va, per favore. Nella cassaforte del Magister di ieri ho trovato una misteriosa chiave incisa con i simboli dell'ordine. Cioè, io non sto cercando un baule, sto cercando una cassaforte. Io ho semplicemente una chiave, che a questo punto potrei anche provare. Però scusami, cioè con i simboli dell'ordine più che ad Ark, oggettivamente. Carità. Allora, arrivati a questo punto,
Castelguado Dorato si rimanda poi, perché non mi sembra proprio minimamente... Porca... Non mi sembra proprio minimamente il caso. Non lo so. A questo punto ci rimane da fare roba a Fogville. Ci rimane un intreccio d'anime qua che non ho ben capito. Ci rimangono tutte quelle robe lì. Mi serve un cavallo. Mi serve un cavallo e un compagno avventuriero, palesemente. E quindi facciamo così. A sto punto, quelli sono i prossimi obiettivi. Cavallo e compagno d'avventura. Non pensavo l'avrei mai detto. Pelino la mancanza di Gaspar e la sento.